Ciao bimbi, visto che è primavera, ho pensato di insegnarvi a fare dei fiorellini facili facili come questi. Vi piacciono? Allora, ci servono delle foglie ritagliate nei tovaglioli di carta, li fate ritagliare a papà o a mamma. Dei bottoni colorati di qualunque colore, un paio di forbici, la colla stick, gli spiedini di legno e i dischetti di cotone, quelli che la mamma usa per struccarsi. Allora, cominciamo a fare i fiorellini più piccoli. Prendiamo un dischetto di cotone, prendiamo le forbici e facciamo un taglietto fino alla metà del cotone. Lo sovrapponiamo un po', prendiamo la colla, prendiamo la colla, passiamo la colla un poco qua. Sovrapponiamo così e poi prendiamo un bottone, quello che ci piace, prendiamo uno bello rosso, gli passiamo la colla e lo incolliamo nel centro del fiore, così. Poi prendiamo un bastoncino di legno, lo passiamo bene bene nella colla in modo che ce ne rimanga un po' attaccato e lo appiccichiamo dietro il fiore in questo modo. Poi prendiamo una delle nostre foglioline già ritagliate, mettiamo all'interno un po' di colla, così, e lo incolliamo sul bastoncino. Ecco che il nostro primo fiorellino è pronto e lo mettiamo. E poi adesso proviamo a fare quelli grandi. Allora ci servono 4 dischetti, 1, 2, 3 e 4. Mettiamo su ogni parte un briciolino di colla, così. Uno e lo attacchiamo. Un po' di colla qui e lo attacchiamo. Un po' di colla qua e lo attacchiamo di qua e anche di qua. Così. Poi prendiamo un bel bottone di quelli che magari dorato, che bello. Gli mettiamo la colla, un bel po' di colla, così, e lo incolliamo nel centro del fiore. Poi prendiamo il nostro bello stuzzicadente, il nostro spiedino, lo passiamo bene bene anche lui nella colla, così, e lo incolliamo dietro in questo modo. Così. Adesso non ci resta che prendere una foglia, mettere la colla al centro e posizionarla in questo modo. Il nostro fiorellino grande è anche pronto. Ecco, vi è piaciuto, bambini? Per la prossima volta penso a qualche altra simpatica idea da proporvi. Ciao, a presto!